in grado, dico no. Ragazze, sì, voi in sala, non avete mai letto sul web certi aforismi? Esempio, mettetevi comode e sentite. Autodescrizione: io sono una persona solare. Cazzo significa persona solare? Io voglio un uomo, pure ombroso per carità, magari uno da spronare alla doccia quotidiana, il minimo sindacale. Non lo voglio solare, mica mi ci abbronzo io. Un altro must è solo sesso, senza complicazioni. Sono una donna, l'etimologia del termine è complicazione. Cerchi una bambola in Tetra Pak? E a me piacerebbe incontrare un uomo che non si rialfabetizzi il cavallo dei pantaloni con una manata. Che poi, alcuni hanno una naturale capacità di farlo a metà della coda al banco formaggi. E ammesso poi che si arrivi alla penombra della stanza da letto. E ripeto, ammesso. Ecco le sciccherie. Amici virgulti, abbassate lo sguardo per la vergogna. Al quinto posto, il calzino corto. Quello che non arriva al ginocchio, cugino sfigato del fantasmino, avete presente? Ecco, il filo di Scozia. Immaginatelo, su una gamba filiforme, tipo Pinocchio, con un polpaccio svuotato dagli anni, e una vena rigonfia dietro. Al quarto posto, il reggitelefono affebbiato alla cinta. Quando cade sul letto ti si abbassa la stanca libidine della serata. Stommacigno che affonda. Preludio di altri afflosciamenti. Attenzione! Al terzo posto, la maglietta bianca della salute! Sotto la camicia è una forza della natura. A righine verticali, infilata dentro il boxer, che riemerge a livello femore. Che classe, eh? Attenzione, siamo sul podio! In secondo posto, lunga. Certi uomini hanno delle unghie lunghissime e sostenibili, robe da processo di Norimberga. Alcuni ne hanno una sola, a uncino. Il mignolino dedicato alla spedizione speleologica nei meandri cavernosi dell'orecchio. Ma di certo avete presente cosa c'è al primo posto della top 5. Attaccatevi alle poltrone. Lo slippino! Sarebbe da arresti domiciliari, condanna per direttissima. L'uomo deve indossare il boxer! L'uomo al di sopra dei 7 anni di età, almeno. Cos'è? Il costumino vigliacco, azzurrino sanitario, con fessura laterale come via di fuga in caso di incendio? Ma credete stia scherzando? Ma abbigliamento a parte, in tutta la mia vita di pirloni ne ho conosciuti proprio tanti. E ho scoperto che all'idiozia non c'è fine. E il più gonzo, sapete che ha fatto? Giuro su Dio che è vera. Ci conosciamo su internet. Sono gli albori della chat. E dopo 2 anni andiamo a vivere insieme. Ma siamo come il diavolo e l'acqua santa. Lui al verde, io benestante, lui praticando io agnostica, lui braccioli ferri e io vegana. Dopo 2 anni snocciolo la solita pausa di riflessione. Frequento un altro, chiamiamolo per convenzione, Mallio. Il mio ex, dopo aver provato a convincermi che con Mallio non avrei mai avuto futuro e che certamente Mallio mi avrebbe resa cerviforme, sapete che ha fatto? Ha incontrato di nascosto Mallio e ci ha provato! Sì! Con Mallio! Ma non potete immaginare che Mallio c'è stato! Sì! Ragazzi,
cattivi. E così ho lasciato Mario e ho grattugiato il mio ex sotto le ruote della mia berlina. Il caso è chiuso, l'udienza è tolta. E poi dovrei stare calma quando leggo sui siti di incontri solo donne con un sano equilibrio mentale e un sano divertimento. Ma fare salva io che va schivato come se fosse granate. Oh, anche questa sera è il momento di congedarmi da voi, signore e signori. Il vostro affetto mi scalda sempre il cuore. Oh, grazie, grazie amici, grazie per il vostro calore umano e buonanotte. Ma, pubblico freddino, queste qui sono solo cazzate che non fanno ridere manco alla sagra della Cotica. Mi sa che il mascara era un po' pesante. Baciato da Dio? Ma che ti è venuto in mente? Il giorno baciato dal tuo Dio è quello in cui non farai più sti gesti da psicopatica. Tu non ci puoi credere, fratellino mio. Hanno chiamato finalmente. Sono interessati a questa casa. L'universo intero si occupa di tutto e di tutti noi. Mio buon Dio, noi siamo sempre stati qui ad attendere un gesto a dimostrazione della tua benevolenza e finalmente questa prova è arrivata. Ehi, boss, Dio! Se non hai capito chi ti parla, è Anna Magnani. Ma che ne sai tu? Che ne sai della bellezza, della pace e di quello che c'è nel mio cuore adesso? Ma ho paura. Potrebbe andare bene e potrebbe andare male. Andrà di merda. Adesso vattene di qui che non riesco a ragionare. Bisogna comportarsi come se i desideri fossero già esauditi. E tutto fila. Il pensiero emana un'energia attorno a noi. E i miracoli si susseguono. Me l'hai insegnato mamma. Da vomitare. Se avrò paura, non mi succederà mai niente di buono. Questa casa è meravigliosa. Merita di essere sistemata. C'è tutta l'energia della nostra famiglia. Questi muri sono pregni... Li piscio! Pregni del nostro passato. E delle nostre gioie, Anthony. Se senti l'umidità della gioia nelle pareti, perché ce ne sbarazziamo? Perché è tempo per noi quattro di stare in un luogo più piccolo. Mamma dice che troveremo presto una casa migliore nel centro della città. Questa casa mi mancherà. Mi ricordo quando siamo venuti a vivere qui, dopo che papà ci ha lasciati. Giocavamo nel salone prima che i mobili fossero coperti dai teli di plastica e i teli fossero coperti di polvere. Ti ricordi come correva Tobia fra i divani? Le sue prime corse. Scivolava coi piedini flaccidi sul parquet appena levigato, s'attaccava alla parete lasciando le impronticine e giusto prima di cadere al suolo come cadono i cachi si nascondeva dietro al pianoforte. Il piano e i suoi tasti bianchi come il domani. Non ne ricordo più il suono. Chissà, magari perché la stronza, fra una coccola e una torta alla cioccolata, la stronza, demoralizzante fantasma di ciò che dovrebbe essere un genitore, l'ha venduto alla prima occasione, il piano di mio padre! Smettila di rinfacciarlo! Come se nascondessi un coltellaccio affilato dietro una carezza. Potesse partorire altri 70 figli, non ne farebbe un altro così ignobile. Il piano era dello zio. Quando veniva, lo suonava, con le sue lerce mani. Le stesse con cui mi toccava. Con le dita con cui accarezzava la tua prelibata fessura? Oh, dolce Etra, lascia che ti dedichi un sonetto d'amore fraterno. Il giorno in cui il mondo ci darà un freno, tu sarai lì con il tuo tanfo appena spruzzato addosso.
Indossando l'abitino migliore ho ottenuto quei punti dei grandi magazzini, con la bocca ancora sporca del latte del lattaio, che quando suona il campanello ti getti all'ingresso come una gazzella zoccola. Quel giorno sarai in attesa, fra mille preghiere stantie, che Dio si avvicini a te e che ti tenda la mano per salvarti dai potenti venti della fine di tutto lo sfascio. E lui arriverà, sì, scendendo dal cielo, la sua lunga barba pettinerà con una mano, e mentre ti scruterà con quegli occhi severi e misericordiosi, volterà lo sguardo. E tu piangerai sull'erba e sul fango, sì, e io ti guarderò dalla collina mentre mi impalano e mi danno fuoco e mi burlerò di te! Tu sei la creatura in bomba! Con i piedi di capra e le corna. I Platino visitarono la nostra casa lo stesso giorno in cui andammo a Firenze da quello specialista, sperando di risolvere i miei problemi. Partimmo carichi di speranze e cartelle cliniche. Ma poi lui si tolse gli occhiali, mi si avvicinò con quell'andamento femmineo e quel profumo da quattro soldi. Me la posò sul braccio quella lurida mano e sorrise. Tornammo a casa la sera stessa, ma senza vedere i signori Platino, che oggi inaspettatamente hanno richiamato. Va bene, scusami. Scusami, bambina. Ora ti sei bloccata? Eh? Adesso non ti muovi se tuo fratellino non te lo ordina. Vieni qui, mia dolcissima piccola difettosa. Vittima anche tu del fallimento del mondo. Dammi un bacino pure tu. Avanti. Che sincero trasporto. Guarda cosa non ti sta facendo Anthony. Tuo fratellino cerchia di rosso le inserzioni super interessanti. Guarda qui, cercasi magazziniere con esperienza per sicuro impiego ben retribuito. Solo io ho l'esperienza. Non hai l'esperienza, Tony. Non hai mai lavorato per più di 3 giorni. Allo smistamento il 6° giorno ti sono venuti a risvegliare. Eri addormentato. Così dice la mamma. Ero fatto di colla, piccola mia, colla buona. Madonna, se la trovassi ancora in circolazione. Non sono stato capito, vedi, ero in pausa caffè. Vedi quest'altro? Una ditta di canalette e portacavi cerca un operaio. E anche qui si chiedono le doti di un bravo magazziniere. E direi che le ho. Saprei catalogare sugli scaffali tutti gli stock. Per esempio, la benzettidina viene dopo l'anfetamina, perché l'ordine alfabetico è fondamentale. Per gli oppioidi lascerei un'intera parete, che è sempre meglio tenere dei rifornimenti sostanziosi. Un bravo catalogatore non deve soltanto dividere la coca dall'eroina, non è mica così semplice. Devi sapere che la chetamina va in basso, l'LSD è soltanto per i nostalgici, basta tenerne un cambro, come quelli del gelataio, lo metti nella cella frigo, ti dura una vita. Poi c'è la mescalina, il metopone, tutti in ordine, sai? Bisogna essere precisi, assumono sempre i meno esperti. L'Italia è il paese meno meritocratico che ci sia. Non preoccuparti, piccola. Metto insieme qualche stipendio e ce ne scappiamo insieme sul retro del pianeta. Ci penso io a te, costi poco, tu. Te ne stai con Tonino tu, anziché avere la vecchia alle calcagna. Viviamo liberi e nudi, facciamo quello che ci pare. Che c'è, Pulcino? Ti sei agitata? Lo sai, che quando fai questi discorsi sull'andare via, io non capisco più niente. Se andiamo via, chi penserà alla mamma? Tobia non può fare tutto da solo. Non temere, piccola. A tutto c'è una soluzione. Inventiamo, no? Intanto prendi qui un po' di queste goccine che ti dà tuo magico fratello. Vedrai che in 10 minuti ti senti tutta rilassata. Ecco. Guarda. 1, 2, 3, 4. Brava. 5. La mia cagnetta 6, in calore, 7, che conta, 8, è conta. 9, 10, sì, cagnetta, 10, ti 12, chiamo. 13, io ti ho vista, 14, lo so 15, che ci stai 16, con l'ebete tutto 16, sudato, 18, ti dipinge 18, la staccionata del vicino. 20, dove credevi che fossi io ieri, mentre tu alzavi la gonnellina dietro la siepe? Stavo alla finestra a guardare. Gli piaci, sfrontata. E stai già fantasticando su un bellissimo amore con lui. Sarà anche molto bravo con il pennello, ma puoi avere di meglio, no? Ascolta Tonino tuo e tieni, avanti. Bevi lo spetto. Brava, così. Posso pulirmi la bocca? È un bravo ragazzo, ma non perdo la testa.
non è la persona adatta a me. Come dice la mamma, devo puntare a un uomo che mi possa mantenere. Perché avrò sempre bisogno di qualcuno che si occupi di me. Perché sono fragile. E da sola al mondo non ci so stare. Sarà come dici, Anna dei Miracoli. Ma lì sotto ti sei bagnata ugualmente alla vista della salopette sporca di vernice e quella nuca tutta sudata. Non è così? Smettila. Quello che faccio con i miei amici non è affare tuo. E parla piano, se no mamma ci sente. Amore, puoi prenderlo in mano se lo desideri. Il giornale. Guarda un po', il tuo fidanzatino c'è anche oggi. Eccolo lì, già tutto bagnato fradicio, sotto il sole, con la chierica e la faccia da topo. Ehi, eccole! Certo che non è proprio il massimo dell'intelletto, Te lo sei scelto con il lanternino. Chissà se te lo dai, il manico. E va bene, corri fuori, corri da lui! Aspetti sempre il permesso per tutto. Avvertilo, che te lo deve comandare l'atto carnale, altrimenti lascia il giardino senza intingere il rullo. Che amore di sorellina. E quanto mi piace coccolarlo. Caspita, è già lì, l'ha già raggiunto. Che due ciuchi se ne stanno l'uno di fronte all'altra. Si guardano, si parlano. E se ne vanno a passeggiare fra gli alberelli, carini. Rendere presentabile questa casa infame. C'è così tanto lavoro da fare. Io mi occuperò delle tende, sì, con questo clima incantevole si asciugheranno, che è una meraviglia. In due ore sono riappese, profumate di lavanda. Vedendo i nostri vecchi mobili sotto cellophane, questi sono benestanti, penseranno. Non si può proporre meno di 250, azzarderanno. E tornerà al nostro vantaggio. Assegno sostanzioso e la spuntiamo. Figurati che mi fotte della casa, ecco la tachicardia, cazzo. Un po' di fallimento razzepam. Dolce sensazione di armistizio con me stesso. Andate in circolo molto presto, andate. Elettra si occuperà delle tende, non io. Piace all'amore mio fare queste cose. Già vi ritorno, tutta scompigliata. Sono inciampata. Senti, e Tobia? Che farà il suo agnellino? In che modo allieterà il cuore della sua vecchia e stanca madre stronza? Sale domattina a togliere foglie e rami dal tetto. Speriamo che ai signori la casa piaccia. Appena entreranno da quella porta, respireranno questa sottile polvere di degrado morale e mancanza di senso. E se ne scapperanno a gambe levate. Mi fa ridere nostra madre con le sue speranze per il futuro, professoressa di nientologia. Con la palla al piede che si ritrova pensa di poter migliorare il suo stato. Ma noi siamo il suo male e la sua cura. Perdendosi in noi dimenticherà il resto. E tutto sembrerà molto più semplice. Quella roba ti brucia di netto tutti i neuroni. Ogni giorno peggio, confuso e spregevole. Provo vergogna. Sento ancora addosso le sue mani sporche di vernice. Vivo nella menzogna. Racconto di aver trovato la luce e invece sento pulsare forte dentro di me la coscienza del niente. Sento niente. Tutto attorno a me. Ma forse è come dice la mamma. Alla fine tu, mio buon Dio, comprenderesti meglio il nostro dolore se anche a te capitasse di sentirti solo. Se i tuoi figli sciogliessero la gerarchia costituita e predicassero la tua parola senza un ordine verticale, forse... Dio, io ho detto che si sbaglia. La parola ha un potere enorme. Basta pronunciarla perché le cose accadano. A volte. Dì un po',
Ci pensi che fra qualche mese siamo lontani da questo isolato di irrispettabilissimi signori pakistani, libanesi, rumorosi e litigiosi? Non ne posso più di sentire il suono delle loro voci, di vedere come si accoltellano fra loro immersi nei loro viscidi diritti di cittadini. La loro dimestichezza con le bustine di droga mi spiazza. Non è più un luogo per gente come noi. Come hai ragione. Parole sante, principessina. Grazie, principino. Pensa che proprio stamattina sfogliavo uno di quei cataloghi sui marmi che ci ha dato il tuo amico Gregorio. Ce ne sono davvero di carini da utilizzare per l'ingresso e le soglie che danno sul giardino. C'è il venato ugliano che mi fa impazzire, per esempio. Mi piace tantissimo anche il venatino lapiana o l'arabescato. Dici che sono scelte troppo eccentriche per la nostra nuova casa? Sono esagerata, volitiva, capricciosa? Beh, un po' forse. Ma sai anche quanto mi piace tutto ciò, ginepro della mia vita? Ti rammento che io stesso divento tutto di travertino quando ti sento parlare delle rifiniture. Ma non illuderti prima del tempo, passerotto. Aspetta almeno che vediamo di nuovo la casa e non è detto che la spuntiamo sul prezzo. Ma principino, che dici? Non ricordi che ruderi avevano sotto quella montagna di plastica e sporcizia? Sono come i nativi. Gli basta una lucetta a LED e non capiscono più niente. Non soffocare i miei sogni, amore. No, tesoro, hai ragione. E comunque faremo di tutto per averla. E la ricopriremo di botticino classico, breccia sarda o nero Africa. Immagina l'effetto sui Gian Grande, gli stronzi. Io non farmici pensare. Lei con quella R, tipo di Venezia, senza un capello fuori posto, dire sempre: ho venduto questo di qui, rilevato quello di lì. Che povera gente! Tra lui e lei neanche mezzo ne fanno che sia in grado di apprezzare un breccia sarda. Figurati, avranno gli avvolgibili verdi a casa. Però, amore, sono così belli, marmi chiari. Non dico un perla, per carità, ma un fior di pesco carnico. O un perlino rosato, non di più. Va bene essere eccentrici, ma non volgari. Amore, ti prego, dimmi di nuovo... fior di pesco carnico, dimmelo, mi sto scaldando. Fior di pesco, anima mia, carnico mio focoso amore. Oh mio Dio, come sei sexy quando mi parli dei rivestimenti. Ti terrei stretta una lastra di Onice Tiger e ti farei mia mentre contempli il soffitto del salone, rigorosamente ricoperto di ottimo spatolato, con faretti a basso consumo incastonati in vari livelli cartongessati. Oddio, fermo! Con questa calura all'esterno finisco per soffrire di bruciore anche dall'interno. Mi stai mettendo in imbarazzo qui fuori in giardino? Tutti ci vedono, tutti ci sentono. Lo sai che ci tengo a riservo? Che voglio che siamo discreti. Immagina come sudiamo d'amore mentre le nostre carni si arroventano su di un 60x60 montato in perpendicolare, mentre rotoliamo per il salone e facciamo all'amore presso un battiscopa in crema Valencia. Oh sì, amore, dimmi di nuovo Valencia, principino. Valencia, amore, e poi ci alziamo e in un abbraccio ti conduco alla parete ricoprendoti di baci il collo e il seno. Ti aggrappo una maniglia Lignani in cromo satinato e tu ti avviluppi su di essa e io ti sfioro i capelli che toccano la porta di legno massiccio con verniciatura esclusiva in Bengue e sopraluce su misura. Tesoro, dimmi di nuovo Valencia, principino. Dio, come siamo fortunati, amore. Possiamo permetterci tutte le rifiniture del mondo. Fecondiamo il mondo con le nostre scelte. Oh, sei così tenero e brillante. Che buffo stare con un uomo che ama il Bengue. Ma dove saresti se non ti avessi mai fatto conoscere il Pervinca? Da utilizzarsi a discrezione dell'interior designer, dettagli su colonne, brillantinante, a lampada, sospensione, a spruzzo, su sanitari e specchia. Il riflesso Pervinca mi pervade.
Mi stai facendo impazzire? Sonia! Oh. Sonia! Vorrei essere io stessa un'esclusiva cassettiera di Tindari appoggiata su una parete con pietre a vista e sempiterna ammirazione della bellezza! Oh. Ce ne stavamo lì! Quando ci siamo trovati a fantasticare di come sul terrazzo ti terrei stretta una ringhiera alle peroni, assaporando assieme a te la dolce ruvidità della verniciatura industriale al tungsteno, amandoti sul lavabile, fra le piante scolpite dal giardiniere a forma di Tao. Sì, tesoro, sì! Dimmi come va a finire, dimmelo! Finisce che il nostro amore ci spinge a librare fra l'arco della cucina e 9 o 10 porte a scomparsa, dalla praticità ineffabile e dal gusto quasi oltraggioso e afrodisiaco. Ma questo è più scabroso di quando abbiamo immaginato, con vividi colori la colata e la distesa di tutto il massetto in piano terra, dentro il cui impasto cementizio armato sognavamo di tuffarci, mano nella mano, palpitanti, per esplodere finalmente di piacere presso un'enorme ogiva di agglomerato di marmo artificiale, e stringendoci poi come due amanti su un artificiale! Così poco mi conosci. Come puoi rovinare tutto con un banale agglomerato? Ecco, grandioso, soddisfatto. Dovrò correre a farmi sparire il mal di testa. Scusami tanto, principessina. Io non credevo che... Non credevo e non credevo. Ci sono ancora le 2 ultime pastiglie di dormilexetina sul comodino della camera degli ospiti? Io non le ho più toccate. Bene, vado a riposarmi. Ne ho proprio bisogno dopo questa delusione. Neanche avessi parlato di arredamento ed impiallacciato. Dedico molte cure alla mia primula. Ma sto sempre a pagare il prezzo della sua costante insoddisfazione. Speriamo che i nuovi lavori la rimettano in sesto. E ma che diavolo? Chi c'è dietro l'albero? Fatti vedere! Non ci credo, mi stai pigliando a sassate! Mi stai rapinando! Tu! Mi pigli a sassate tu! Lo dovevo sospettare! Beh, potevi aspettartelo. Sei un infame egoista. Non ti sei fatto vivo per 9 giorni. Ti ho cercato tutti i cellulari, ma ovviamente ti sei negato anche questa volta. Sono stati giorni molto intensi, ho avuto da fare. Hai avuto da fare! E noi, la nostra storia, non significa niente per te. Ho avuto da fare! Io ero più di là che di qua sul letto d'ospedale. Vedi che succede a gridare al lupo per nulla. Così presto ti hanno lasciato andare. Non è prassi il ricovero per i suicidi. Che hai fatto? Neppure loro ti sopportavano più? Te e la tua aria da professoressina so tutto io con quegli occhialini. Creatura di parola. Il tuo verbo è oltraggioso. Per le mie orecchie disparate sei una bestemmia. T'ho cercato il nostro baretto, all'autolavaggio, dove vai da solo. Ovunque. Prima di venire a darti noia nel tuo giardino, che già ben conosco. Ricordi l'anno scorso? Sul lettino, con la crema abbronzante, mentre la tua via era pomparsi l'avanzale. Non sarei venuta fin qui a mettermi ridicolo se non fossi stata disperata. Anche se sono stata promossa più di volte alla visita psichiatrica di controllo. Il tuo comportamento, Veronica, è davvero fuori luogo. Non si piomba in casa delle persone così a precipizio. E non nominare più così la mia Sonia. Non sai che cosa ha dovuto passare nelle sedute plastiche precedenti. È un esempio di coraggio. Mancavi come l'aria. Dovevo venire qui. Non avevo altra scelta. Ma certo che ce l'avevi! C'è sempre un'altra possibilità. Semplicemente tu scegli di non scegliere ed eccoci qui infangati in questo pantano. Io che recito la parte del mostro e tu la santa sul calendario. Facciamoci vedere, avanti. Dimmi quello che mi devi dire e vattene. Hai cambiato tutti i numeri, vero? E la tua segretaria si è inventata tutto ogni volta che diceva che eri in riunione, vero? Lo so che anche lei si fa i giri in giostra. Senti un po', io il mio dovere l'ho fatto, sono venuto a trovarti al reparto. Mi sono molto compromesso, sai? Nella situazione pubblica in cui mi trovo non sarei dovuto venire, ma l'ho fatto. Ti ho dato pure un bacetto sulla fronte. Tu mi hai anche risposto. Ah sì, davvero.
Piuttosto strano che non me ne ricordi, no? E che ti avrei detto? Smetti di sfottere! Te l'hai sempre affittato! Ero ancora incosciente con i farmaci in corpo. Sai quanto ci mette Mijugorazza e Pam ad essere espulso dal corpo? Sai quanto l'ha presa? Avrei preso le tic-tac come al tuo solito. Mi sono intossicato davvero, scelerato. Per cercare ossessivamente la mia attenzione nel tuo consueto modo manipolatorio. Perché ero disperata, perché tu mi fai soffrire ogni singola volta che mi lasci. Vuoi capirlo o no che noi due non possiamo stare l'uno senza l'altro? Siamo inseparabili. Come gli uccellini. Che scemenze stai dicendo? Avanti, non facciamoci vedere, vieni da questo lato. Ti ricordo che qui siamo amici di tutto il vicinato extracomunitario. Sai che mi frega? Tu non sei venuto affatto all'ospedale. Ti sei inventato tutto per fare la figura del buon samaritano, ma non sono una pedina del tuo gioco. Appena mi ci hanno portato mi hanno fatto la lavanda gastrica. Sono stata sempre lucida e sveglia. Cristo santo! Le persone dipendenti si inventano ogni genere di menzogna. Lucida un cazzo. Sembrava che ti uscisse dagli occhi Satana in persona, e strafatto per giunta. Eri a bagno nel tuo vomito. Il trucco spiaccicato sulla fronte, avevi pezzetti di spaghetti di soia fra i capelli. I tuoi orecchini erano infilati a gancio su una guancia e su una tetta. Il vestitino tutto scollato, mezzo strappato. Pareva che ti avessero gettata di corsa da un'auto in fiamme, eppure un tacco spezzato. Ma come ti è venuto in mente? Una che vuole farla finita, almeno pensa una bella forma per congedarsi dagli altri, dal mondo. Me ne stavo in giro disperata, pensando che tu non mi rispondevi più al telefono dopo avermi piantata per l'ennesima volta. E sei fortunato che non sia mai andata da quella leadoppia di tua moglie a spifferare tutto. Mai. Fino ad ora. Non farai mai una cosa simile. Non lo puoi fare. Per il nostro amore non lo puoi fare. Sono stanca dei tuoi giochetti psicologici da 4 soldi. Non sono una cretina. Non lo puoi fare. Vero? Vero che non lo farai? Se lo fai significa che non mi hai mai amato. Vuoi fare questo al nostro passato? Sei sicuro di quello che dici? Sei sicuro di conoscermi bene? Non sai in che condizioni ti ho vista io. Sì, avevi un alito pestilenziale. Sapessi che altro mi hai detto, taccio per rispetto. Ma se sono sempre stata in me? Ti sarai ripresa casomai dopo che ti hanno lavato il sangue da quelle schifezze. Quelle schifezze me le hai consigliate tu. Perché la tua mogliettina si trova tanto bene, la poverina, che le prende perché non riesce a riposare. Il Međugorje ti ha mandato in pappa il cervello, Veronica. Riesci proprio a capire quanto male fai le persone quando ti isoli del tutto e chiudi la porta. Non capisci che quando sparisci all'altro crolla il mondo addosso. A me hai crollato vedendo che non avevi più gli slip. Figurati gli infermieri quanto se la sono spassata a prenderti in giro mentre eri offline e ti vomitavi sulla tua preziosa cintura di cavalli. Just cavalli. Appena mi sono svegliata avevo una flebo nel braccio, un sondino nel naso, pure il catetere, sai. Sembrava di essere a cavia da laboratorio. Ah, un laboratorio, Garnier. Per prima cosa ho chiesto di te. Il signor Platino è venuto a trovarmi. Mi hanno detto che era venuta solo mia madre. E al momento stava di sotto a bere il caffè e le macchinette col primario. Così ho richiuso gli occhi. E ho pensato quanto avevo bisogno di essere di nuovo stretto in un tuo abbraccio. Di sentire di nuovo le tue parole, il tuo fiato. Di sentirmi dire che non te ne saresti mai andato. Certo, sì. Probabilmente quell'arpia non l'avresti mai lasciata. Ma avresti comunque trovato il modo di starmi accanto. Mi saresti venuto a trovare in pausa a pranzo nel weekend. Io sarei stata la tua amante segreta. Per sempre. Sei patetica. Io non ho mai promesso tutto questo. Pensi che non mi ricordi cosa sussurravi tra una posizione e l'altra sotto le lenzuola? I tuoi giochini psicologici. Volevi farmi sentire al centro del mondo per ottenere quel che ti pareva. Ecco qui quel che hai ottenuto. Una povera scema che ha perso tutto. La nostra storia, la dignità, te. Cristo, guarda come sono ridotta. Di questi grandi magazzini. Mi hai mai visto così, priva di classe, prima? Temo di sì. In ginocchio. Non ti ho mai implorato. Non stavi implorando? Metti qui la spalla. Non lo fai, stai indietro. La chiamo per la miseria. Sei fortunata che non ci sono finestre da questo lato. Dammi un bacio, ti prego. Dopo aver sentito il tuo alito all'ospedale, non penso ci riuscirei più. Perché non può essere tutto come prima? Stringimi. Io ti amo.
Baciami. Non posso farci niente. Io ho una famiglia. Fra poco cambio casa. Che cosa? Io devo poterti trovare in ogni momento. Localizzarti in coppa al mondo se necessario. Tu non puoi dirmi che te ne vai. Io ti devo trovare. O divento pazza. È ora che tu guardi in faccia la realtà, Veronica. Tu soffri gravemente e prepotentemente di una patologica dipendenza affettiva. Ah, ora siamo degli analisti affermati, non è così? Tu dove avresti imparato queste cose, scusa? Alla scuola di sto cazzo? Tutto di te parla chiaro. Non fai che prendere calmanti e antidepressivi e sei una stalker svitata. Io non posso più continuare in questo modo. Io devo occuparmi del futuro della mia famiglia. Ma la tua famiglia è composta solo dalla signorina la tua figlia. Fate una vita di merda. Ti scippa quotidianamente facendo la signorona recitando in teatrini e club infimi, sta incapace. È una ragazza di talento. Grazie, intelligenza scesa in terra ed è fedele. Certo, sei solo tu l'infedele di casuccia tua. Non penso tu possa dare giudizi morali. Vai con uno sposato. Però non sono un'acqua sentiera in cui tutti intingono. Tu quante pupe hai? Lo dico, sono in età tua. Lo sa che suo marito ne ha almeno 5 o 6? Diciamo una per ogni giorno di lavoro. E lo sa che è talmente sfigato che non se le trova belle, raffinate. Si trova delle psicopatiche, cioè le uniche che possono darle. Stai esagerando, silenzio! È la verità. Sono tutte mentecatte le tue amichette. Le mie amichette? Io non ho amichette. Non più. Per mantenere la tua perfetta posizione, ti sbrodevi a sciorinare parole dolci e sussurri sogni di giardini verdi, radiosi, fioriti. E poi, quello che si trovano davanti è una precoce colata di cemento e gocce calmanti. Non ho mai promesso niente che non potessi mantenere. Ermanno! Ermanno, corri! Il fattorino! Abbiamo il campione delle maniglie per le finestre! Oh, che goduria! Vieni a vedere! Oddio! Grazie per questo buon gusto! Che fortuna! Ma, principessina! Mi viene da vomitare. Non stavi a dormire? Ah sì, tesoro, venire! Sto quasi per venire! Arrivo, Sonia! Arrivo! Arriverai io da quella e darai due sgalascioni. Ti senti troppo tranquillo, sbruffone? Non temi abbastanza che io vada da lei? Non vorrei gettare alle ortiche anni di storia fantastica. Fantastica? Certo, come no. Ho qualcosa di succoso che distruggerà il tuo matrimonio, Armando. Quello che potrei dirle io farà crollare il tuo regno come patetica plastilina. Domani alle 4 ti porto un omaggino. Una sorpresa per te. Che bolle in pentola adesso? Fra noi è tutto finito. Caro adolescente pruriginoso, sappi che non sarà mai finita. E allora va a spifferare in tutto mia moglie, avanti! Sì, sarà una batosta, ma alla fine crederà a me e al mio negazionismo storico! Eccolo che si rivela! Quello con onestà intellettuale sulla punta della lingua. Quello che potrei dirle io è qualcosa da cui lei non si riprenderà mai. Dunque, o me... o me e lei! Lei? Non esiste questa opzione. Nessuna opzione che non comprenda anche me. Ti chiamo domani. Ma come hai fatto ad avere il mio nuovo numero? Ti avverto, ci sono serie regole sulla privacy. Piccolo mio, sei proprio d'ingenuo. Ma... che casino di merda! È pazzesco! Una che s'ammazza con le caramelle non può iniziare a fare sul serio. Che le può dire? Le vorrà parlare delle mie amichette? Ah, si metterà in ridicolo, Cristo. Che le può dire? Di tutto il porno che guardo. Ah, le donne sono emancipate. Che le può dire? Un momento. Vuole parlarle delle mie gite fuori porta mascherate da viaggi di lavoro? Beh, che ci provi se riesce. Tanto io non... non ha niente da dirle. È chiaro che non ha niente da dirle. Mi sto facendo prendere per il naso di nuovo, ci casco sempre. Non ha niente da dirle. Arrivo, Sonia! Sono rimaste un altro paio di compresse di rilassatamolo? Sono un po' in tensione. Il mio corpo
non è solo un insieme straordinario di organi. È una testimonianza del miracolo della vita. Due forze soltanto sono in grado di modificare il suo corso. Io stessa e il tutto. Inteso come cosmo, caos, karma. Posso influenzare positivamente il mio atteggiamento mentale. La mia mente è in armonia con la grandezza dell'universo. Raggiungo una grandissima fonte di luce. Posso cambiare ogni cosa in ogni momento. Ancora al ribasso del giorno. E Tobia? Affinché il mio cammino sia pieno di luce e la purificazione inizi, scelgo di nutrire con saggezza le mie convinzioni, pronta a cambiarle sulla base delle esperienze quotidiane. Sì, adesso puoi smetterla con le dispense della mamma. Lui è arrivato. Voglio per me la libertà di sorridere e di manifestare affetto verso gli altri, senza la paura di essere considerata debole, in quanto la mia forza sta nella mia assenza di difesa. Ti ho già detto di chiudere con queste cretinate! Attraverso l'amore posso migliorare di continuo il mio rapporto con la mia identità mente e corpo. Scelgo quando e come aprirmi agli altri per mostrarmi e donare tutta la luce che allo stesso tempo ricevo. Fammi leggere, io ste cose non le so a memoria. Sei sicura che ti faccia bene tutta sta manfrina? Ok, leggiamo. Il mio sguardo è una manifestazione del mio dialogo interiore. Sia esso illuminato dall'amore che attanagliato dalla paura. Scelgo di essere lucida in pensieri, parole e azioni. Per non perdere il senso del mio cammino, scelgo di camminare le mie parole. La mia immobilità è frutto di paure, sensi di colpa, rabbia, rivalsa e orgoglio. Ma posso scegliere di trasformare queste emozioni in un atteggiamento virtuoso. Scegliere significa essere liberi. Scelgo di assumermi la responsabilità delle mie azioni e dei miei pensieri. E perciò maturo nel mio cammino spirituale. Va un po' meglio? Che è successo? Raccontami tutto, avanti. Ma prima dimmi cosa mi servo per lui? Quali faccende per il cocco di mamma? Sono convinta che queste parole mi aiutino. E ho bisogno che ci creda pure tu. Dai, piccina, non volevo minimizzare, però lo sai che non basterà la litania. Non lo è. Sono cose vere. Raccontate dalle persone a cui hanno cambiato la vita. E Tobia ha chiamato. Resta fuori stanotte. Lo sospettavo. Il figlio sano e bello trova più eccitante la compagnia della metropoli, stronzetto. Lo so che quando ripassi i riassunti dei libri che mamma ha incontrato e ha condiviso con te, allora qualcosa non va. Il ragazzo che dipinge le staccionate. Non ha ancora finito? No, non ancora. Ma voglio dire a mamma che mi ha toccata. Ti ha toccata? Sul serio? Fammi capire, toccata come? Ci posso credere? Oh, non mi fraintendere, hai ragione, bisogna dirglielo. Farà un collasso la sua bimba. Temo che si arrabbierà molto. Penserà che è colpa sua. Per questa storia di concentrarti sul tuo io interiore. Beh, di certo non sono le cazzate che ti spiattella che t'hanno spinta a familiarizzare con il nemico. Lui non ti ha condizionata, vero? Per una volta mi sono sentita libera di essere me. Vado a vedere che cosa devo fare per la stronza. Spero che vada tutto bene, che vediamo la villa e vi ritiriate nell'appartamento dei suoi sogni. Io me ne vado in ogni caso. Lo so che lo farai. E anche Tobia seguirà il tuo esempio, ne sono certa. Senza di voi le cose saranno molto differenti. Resteremo sole. Lo so, mi dispiace. Non ho altra scelta. Non posso continuare a sentirmi così inutile. Mamma dice che presto lascerà il portaporta e andrà a lavorare al sicuro da quel tizio che è venuto da noi quel giorno. Quello delle macchine del caffè. Te lo ricordi? Ti sei agitata al pensiero di quel tizio? No, cioè, non tanto. Ricordo le sue mani grosse, i polpastrelli ruvidi che mi accarezzavano. Ricordo che la mamma è uscita in tempo per vederlo e fermarlo. D'altro canto, ci serve che Tobia lavori. Sorellina, fammi sentire quanto sei agitata.
Mamma dice di andare al supermercato prima che chiuda. Si sta facendo buio. T'ha scritto tutto in cucina, i soldi sono nella credenza. Domani i platino debbono rimanere colpiti. Dopotutto, non siamo persone indecenti noi. Che paura per questa casa. Ma forse devo accettare che le cose scorrano. D'altro canto, adoperarsi in ogni modo per perseguire un obiettivo in realtà è come nuotare controcorrente. Oh, stupore che permei ogni capillare del mio corpo bucherellato! Mi sovviene ora che la madre dell'anno, nostra signora del senso di colpa, venerata da tutti i rotti in culo, ha scordato che oggi l'alimentari è chiuso. Smettila di vomitarci addosso le responsabilità per i mali del mondo. Siamo tutti vittime di altre vittime. O non siamo vittime di nessuno. Noi scegliamo il nostro percorso. Ma certo, la mia ispirata filosofa del niente mistico, anche lei ha scelto il suo percorso. Che intendi dire, sfrontato? Le parole formano la realtà che ci circonda, no? E con questo? Come una serpe mi infilo in ogni anfratto pur di cogliere in fallo la mia altrettanto strisciante madre. Con orgoglio sono andato a dirle che è stata ben accontentata. Parla! O così mi spaventi, sputa sentenze! Il suo Vaticano! La sua casa! Notizia fresca di un'ora fa da Roma fanno sapere che le intenzioni rivoltose che a furor di popolo si insinuavano fra i forticati santi e gli inginocchiatoi hanno ottenuto udienza tramite le parole di pochi coraggiosi e le orecchie di chi ha saputo destituire il potere ammonticchiato in secoli e secoli. Ora la sua casa brucia, il mondo arde! Che è successo? Sua santità sta bene? Sì, sia benedetto, ma la sua gerarchia non esistere più. Non c'è più l'istituzione della Chiesa. Ogni progetto di potere e controllo è stato spazzato via. Ma che violenze inaudite hanno portato a questo? Nessuna violenza. Tutto si è svolto come da sua pacifica pianificazione e richiesta. Tutto è stato un silenzioso applauso alla civile convivenza. Sotto l'insistenza del mondo agnostico, vescovi e cardinali si sono pacificamente fatti da parte. Può essere davvero così? No. La casa di Dio! Come ha potuto essere così presuntuosa da trasformare le sue convinzioni pagane in una menzogna più grande della verità, della luce di Dio? Che madre! Stupida! Superba! Un'altra novità, un'altra sorpresa per te, mia nullità. I platino hanno chiamato. Si scusano, ma hanno trovato un'altra casa. E non verranno ora. Come puoi burlarti così di noi? Proprio non ce la faccio. Scusami, ma il tuo disfacimento è per me grottesco, succulento. Non ho idea di quello che faremo. Magari potremmo andare a una di quelle trasmissioni televisive dove si vince un botto di soldi e ci paghiamo in anticipo i loculi, no? Oppure ci compriamo una di quelle casette in marmo dove si seppellisce tutta la negra famigliola. Dove sono le gocce? Non riesco neanche a ragionare. Che culo che esistano queste cucine, vero? Sono il male, puro. Ma come fare senza benzo di azepine, eh? Come fare? Cerca di dormirci sopra, era uno scherzo. Gli stronzi da casa la vengono a vedere. Era tutto falso. Anche la faccenda del Vaticano. Non hai di che darti pena, sorellina. Le colonne benedette saranno sempre ben dritte verso il cielo. Piazza San Pietro vigilerà su tutti noi e quel marmo scintillante sarà lì in sempiterna memoria per proteggerci dal male. Proteggere la mamma, il dottore, papà, i vicini, Tobia, la cassiera del supermercato, l'imbianchino. E anche Davide che mi ha dato la mia prima dose quella volta. Il cattolicesimo decostituito era soltanto una delle mie trovate. Ora dormi un lungo sonno e che sia indotto e senza sogni. Com'è giusto. Aspetta. Riempiremo prima o poi questa fredda assenza di senso. Figurati se torna. Meglio dormire sotto ai ponti, lui, piuttosto che con una famiglia così. Mi sorprende Tobia quando fa così. Non so mai cosa aspettarmi. Già, non sai mai cosa aspettarti. Ci penseremo domani.